Mazzar ha celebrati questa mattina in cattedrale i funerali della 52enne Rosalia Garofalo. Marsala controlli dei carabinieri scatta un arresto per detenzione e fine di spaccio di droga. Mazzara controlli dei carabinieri sulla sicurezza nei luoghi di lavoro scatta una denuncia ed elevate sanzioni. Castelvetrano, un pensionato denunciato per ricettazione, recuperati reperti e monete antiche. Mazzara convenzione tra ASP e Comune per la rimozione dei veicoli posteggiati negli stalli riservati ai disabili. Benvenuti ad una nuova edizione del TG Vallo, lo avete sentito nei titoli, sono stati celebrati questa mattina in cattedrale i funerali della 52enne Rosalia Garofalo, i particolari nel servizio. Si sono svolte questa mattina nella cattedrale di Mazzara i funerali di Rosalia Garofalo, la 52enne mazzarese vittima la settimana scorsa di un femminicidio del quale è accusato ed è in carcere il marito della vittima, il 53enne Vincenzo Frasillo. In tanti hanno voluto dare il proprio saluto alla donna, familiari, semplici cittadini e l'amministrazione con il sindaco Vinci. La cerimonia funebre è stata officiata dal vescovo della diocesi mazzarese, Monsignor Domenico Mogavero. Ieri intanto è stata eseguita l'autopsia sul corpo della 52enne per accertare le cause reali della morte e resta in carcere intanto il marito, lo ha deciso il GIP del Tribunale di Marsala. Per oggi il sindaco Salvatore Quinci ha proclamato il lutto cittadino per manifestare in modo tangibile e solenne il cordoglio e la solidarietà della città alla famiglia di Rosalia Garofalo. Il Comune inoltre si è fatto carico anche delle spese funebri, considerato che questo avvenimento ha profondamente turbato l'intera comunità mazzarese, che ribadisce il proprio sdegno e condanna contro ogni forma di violenza in generale e sulle donne in particolare, ha sottolineato il primo cittadino. Oggi quindi lutto cittadino ed esposizione negli edifici pubblici delle bandiere a Mazzasta. Considerata e trattata come pecora da macello, essa ora è nelle mani di Dio, nessun tormento la toccherà più. La sua morte può essere ritenuta una sciagura, la sua partenza da questo mondo una rovina, ma essa è finalmente nella pace verso la quale l'accompagna la nostra affettuosa preghiera di suffragio, che invoca anche il conforto della fede per il figlio e i parenti tutti provati da un dolore tanto grande. E questo uno dei passaggi dell'omelia del vescovo di Mazzara, Monsignore Domenico Mogavero, nel corso della messa funebre in cattedrale. I carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale di Roma hanno recuperato monete antiche, reperti archeologici di varie epoche e tipologie. Un pensionato di Castelvetrano è stato denunciato per ricettazione. Il servizio. I carabinieri del Comando Tutela Patrimonio Culturale di Roma hanno recuperato 7.905 monete antiche, nonché 265 reperti archeologici di varie epoche e tipologie. L'importante recupero è il frutto di un'attività investigativa della sezione archeologia del reparto operativo del Comando Tutela Patrimonio Culturale, coordinata dalla Procura di Marsala. I beni, frutto di scavi clandestini perpetrati in varie località italiane, sono stati individuati nel corso delle attività di controllo sul portale di aste online eBay, dove è stata riscontrata la vendita da parte di un pensionato di Castelvetrano di numerose monete sicule romane di notevole interesse archeologico. In particolare le indagini dei carabinieri del Nucleo Patrimonio Culturale hanno consentito di accertare che il pensionato nei cui confronti si procede per ricettazione aveva realizzato presso la propria abitazione un vero e proprio laboratorio di restauro, all'interno del quale il materiale numismatico proveniente da scavi clandestini veniva ripulito, fotografato, catalogato e successivamente spedito agli acquirenti. Le successive investigazioni hanno permesso di denunciare altre 22 persone coinvolte a vario titolo nei traffici illeciti e sequestrare complessivamente 265 reperti archeologici, tra cui monili, fibule, pesi da telaio, oggetti in ceramica e 7.900
905 monete antiche. I beni hanno una stima puramente commerciale valutata in circa 3 milioni e 500 mila euro. I carabinieri della stazione di Mazara, coadiuvati dal personale del nucleo ispettorato del lavoro di Trapani e del nucleo antisofisticazioni di Palermo, nella giornata di ieri hanno effettuato alcuni accessi ispettivi presso ditte mazzaresi, riscontrando sia illeciti penali che amministrativi. In particolare presso una ditta che si occupa di servizio catering sono state riscontrate diverse irregolarità, come la difformità tra alcuni ambienti e gli elaborati planimetrici dell'immobile, la mancata esibizione dell'attestato di formazione di alimentarista da parte del personale impiegato e l'accertamento della somministrazione di prodotti alimentari qualitativamente inferiori rispetto a quelli previsti dal contratto di affidamento di refezione scolastica, la cui ditta era assegnataria. Il legale rappresentante dovrà rispondere dell'accusa di frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura nella pubblica amministrazione. Nel corso di un altro accesso ispettivo presso una ditta di giocattoli, il personale operante ha riscontrato la presenza di due impiegati non assunti regolarmente, per cui è stata necessaria l'adozione di un provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale. Le sanzioni pecuniarie e amministrative complessivamente elevate ammontano a 15.000 euro. Un arresto è stato eseguito dai carabinieri della compagnia di Marsala. Sentiamo. I carabinieri della stazione radiomobile di Marsala hanno eseguito l'arresto con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti del trentenne marsalese Alberto Giacalone, già gravato da precedenti di polizia. L'operazione è scattata nella serata di lunedì scorso durante un servizio straordinario di controllo del territorio predisposto dalla Compagnia Carabinieri di Marsala con il supporto di personale della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Reggimento Sicilia al fine di prevenire e reprimere lo spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso dell'attività, che prevedeva anche il controllo di persone gravate da misure di limitazione alla libertà personale, i militari si sono recati presso la casa di Alberto Giacalone, il quale, essendo sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, aveva l'obbligo di non uscire di casa nelle ore serali e notturne. L'atteggiamento tenuto però dal Giacalone nel corso del controllo, che si mostrava molto nervoso e che impediva l'accesso alla sua abitazione chiudendo la porta alle sue spalle, spingeva i militari a svolgere controlli più approfonditi, per cui alcuni militari entravano in casa assieme allo stesso Giacalone, mentre altri si disponevano immediatamente attorno alla palazzina in modo da tenere sotto controllo le eventuali vie di fuga. Poco dopo, la pattuglia posizionata nel retro dello stabile notava lanciare dalla finestra dell'appartamento del Giacalone un involucro prontamente recuperato che conteneva complessivamente circa 11 grammi di cocaina. Le perquisizioni effettuate all'interno della casa hanno permesso poi di rinvenire altri involucri contenenti complessivamente 1,20 grammi di crack, diverso materiale utilizzato per il confezionamento della droga, e la somma contante di 255 euro ritenuta provento dell'attività di spaccio. I carabinieri inoltre, controllando attentamente l'appartamento, notavano un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso costituito da ben 3 telecamere collegate ad uno schermo che permetteva di fatto di osservare i vari ingressi della casa e la strada principale. Tale sistema, installato ovviamente per eludere i controlli da parte delle forze di polizia, è stato sottoposto a sequestro dai militari. Nel corso del giudizio direttissimo che si è tenuto nella giornata di ieri davanti al giudice del Tribunale di Marsala, oltre alla comparsa dall'arresto, è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di dimora del comune di residenza. Un arresto è stato eseguito anche dai carabinieri di Borgo Annunziata. Sentiamo. I carabinieri della stazione di Borgo Annunziata ieri mattina hanno tratto in arresto il 41enne Maurizio Salapia in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dalla Corte d'Appello di Palermo. L'uomo era sottoposto agli arresti domiciliari per il reato di rapina in concorso dal 2018. Il provvedimento è scaturito
a seguito di una richiesta di aggravamento da parte dei carabinieri di Borgo Annunziata per i fatti avvenuti lo scorso 11 gennaio, allorquando, a seguito di una perquisizione nell'ambito di un servizio antidroga, i militari dell'Arma, con il supporto dell'unità cinofora proveniente da Palermo, hanno sorpreso il salapia in possesso di due involucri in plastica contenenti 17 dosi di sostanze stupefacenti del tipo eroina per il peso di 7 grammi. L'arrestato, a termine delle formalità di rito, è stato accompagnato presso la casa circondariale Pietro Cerulli di Trapani. Si è tenuta ieri in Commissione Cultura, Formazione e Lavoro a Palazzo dei Normanni l'audizione voluta dalla deputata del Movimento 5 Stelle Valentina Palmedi sulle problematiche dei lavoratori dipendenti delle IPAB e del Trapanese. Presenti allo stesso tavolo i commissari, i rappresentanti dei lavoratori, dei comuni e il relativo dipartimento regionale e i deputati regionali. Riteniamo assolutamente indispensabile che governo e maggioranza agiscano responsabilmente attuando una riforma dell'intero sistema IPAB. Siamo in attesa di un riscontro da parte del governo regionale. A tal proposito è ancora al vaglio della Commissione Bilancio dell'ARS il disegno di legge di cui è firmataria la deputata Angela Foti, che prevede una riforma organica delle IPAB siciliane. È incredibile che nell'ambito dei servizi socioassistenziali, ha aggiunto il deputato mazzarese Sergio Tancredi, non si riesca a trovare una sintesi utile a determinare uno sgravio di impegno a carico del servizio sanitario, dirottandolo a costi decisamente inferiori sulle IPAB, che potrebbero essere di grande aiuto sotto il profilo sostanziale. Sarà la Marino SRL a curare la manutenzione delle aiuole all'interno del cimitero di Marsala. L'affidamento del servizio è avvenuto ieri con la sottoscrizione della convenzione tra il Comune e la ditta, la sola che aveva manifestato interesse all'avviso a suo tempo pubblicato dalla responsabile del servizio. Nuove misure in materia di governance e rafforzamento degli standard anticorruzione di applicazione dei principi di concorrenza e di merito nella selezione dei direttori di struttura complessa sono solo alcune delle novità introdotte dal protocollo d'intesa tra la Regione Siciliana e le Università di Palermo, Catania e Messina, che punta a migliorare il funzionamento delle aziende ospedaliere universitarie nelle tre aree metropolitane di riferimento, integrando con maggiore efficacia i servizi assistenziali all'attività didattico-scientifica. Il documento è stato siglato dall'assessore Razze e dai rettori Fabrizio Micheli, Francesco Priolo e Salvatore Cuzzo Crea. Sentiamo. Ritorna l'era dei concorsi anche nei policlinici. Io ringrazio tutti e tre i magnifici rettori delle nostre università perché hanno condiviso un percorso che è durato un buon anno di lavoro e che ci consegna un protocollo all'insegna della trasparenza, dell'efficienza e che rende, se posso utilizzare questa parola, i policlinici universitari luoghi di ricerca e di formazione, ma anche dei luoghi di assistenza, così come i più grandi ospedali del mondo. Beh, per la gente cambia, secondo me, che troveranno una maggiore disponibilità a strutture reattive dal punto di vista ospedaliero e soprattutto cambia per i giovani che entrano all'interno delle strutture universitarie. Tante volte il percorso di crescita nelle unità operative universitarie è stato legato più ai profili accademici e meno ai profili assistenziali. Questo protocollo consentirà di far valere di più, almeno nelle scelte che riguardano gli ospedali policlinico, i profili assistenziali su ogni altro. È un occhio attento alla spesa, un occhio attento alle misure anticorruzione, che è un tema particolarmente caro al governo della regione. La Sicilia è una delle prime regioni in Italia ad aver attuato il protocollo ANAC in materia di sanità. Noi abbiamo voluto che questo fosse trasfuso all'interno anche dei protocolli tra la regione e le università siciliane. Hanno preso il via gli interventi previsti nell'ambito dei cantieri di lavoro approvati dalla Giunta Comunale di Petrosino e finanziati dalla Regione per un importo complessivo di poco più di 150.000 euro. I fondi verranno utilizzati per la realizzazione di due progetti approvati dall'amministrazione. Il primo riguarda la realizzazione di un tratto di marciapiede in via Baglio Inglese Vodhaus, la realizzazione di stalli di sosta in via Pietro Nenni. Il secondo, la realizzazione delle banchine
banchine laterali in un tratto della via Torreggiano. L'importo dei lavori ammonta rispettivamente 82.931 euro e 71.556 euro. Nei due cantieri verranno impiegati complessivamente 30 persone. Presenti studenti, docenti e dirigenti degli istituti superiori di Marsala al complesso San Pietro, è stata presentata ieri l'edizione 2020 del treno della memoria. Nel corso della riunione sono stati affrontati temi legati all'Olocausto con il contributo del video alla Shoah e la banalità del male al treno della memoria. Il viaggio in Polonia nei luoghi della memoria inizierà il prossimo 25 febbraio. L'ASP ha attivato le procedure per la stabilizzazione del personale precario. La dirigenza strategica aziendale ha determinato un atto interno per la ricognizione del personale in possesso dei requisiti per la stabilizzazione in linea con le ultime direttive assessoriali. L'avviso e le relative modalità di partecipazione sono pubblicati sul sito web aziendale. Le candidature possono essere presentate dalle 23.59 del 5 febbraio sulla piattaforma informatica online. Una convenzione è stata sottoscritta tra ASP di Trapani e Comune di Mazara per l'istituzione del servizio di rimozione forzata dei veicoli posteggiati negli stalli riservati ai disabili nell'ospedale Abele Aiello. Il servizio. Tempi duri per gli automobilisti indisciplinati che hanno l'abitudine di occupare abusivamente i parcheggi auto all'interno dell'area dell'ospedale Abele Aiello di Mazara del Vallo. Un vizietto che riguarda nel dettaglio l'occupazione degli stalli riservati ai disabili. Ecco allora che la direzione sanitaria del nosocomio e l'ASP di Trapani hanno chiesto aiuto al comune di Mazara del Vallo per intervenire in caso di necessità. Il risultato è stato la firma di una convenzione ad hoc tra i due enti attraverso la quale è stato attivato il servizio di rimozione forzata dei veicoli da parte del comando mazzarese della Polizia Municipale. Tolleranza zero, insomma, contro gli automobilisti indisciplinati e rispetto delle regole a tutela dei disabili che si recano in ospedale. Il senatore trapanese del Movimento 5 Stelle Vincenzo Sant'Angelo da ieri è membro effettivo della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Con questo nuovo incarico, ha dichiarato Sant'Angelo, mi riavvicino a quelli che sono stati i tanti temi che trattati nel corso del mio ruolo di governo come sottosegretario per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, tornando a riesaminare tutti i disegni di legge costituzionali, la riforma elettorale e numerosi provvedimenti riguardanti la pubblica amministrazione. Si terrà il prossimo 10 febbraio presso la Sala Labruna del Collegio dei Gesuiti di Mazara a partire dalle 9.30 l'incontro patrocinato dal Comune sul tema abusivismo e pressione fiscale nelle categorie di parrucchieri ed estetiste. L'incontro è organizzato dall'Associazione per Parrucchieri ed Estetiste Riuniti. L'incontro sarà moderato da Francesca Incandela, Presidente dell'Associazione Anti-Racket Io Non Pago il Pizzo e Tu. Sarà introdotto dall'Associazione Assessore Servizi Demografici e Attività Produttive Vincenzo Giacalone, dal Presidente dell'Associazione per Rosario Riggio. Quattro carri allegorici, svariati gruppi in maschera, serata a tema al Palacarnival, animazione per bambini, luminarie da fare da cornice. Sono i principali ingredienti del Carnevale di Petrosino, la cui edizione 2020 si terrà per le strade cittadine dal 22 al 25 febbraio. La manifestazione è stata presentata questa mattina in conferenza stampa dal sindaco Gaspare Giacalone e dall'assessore al turismo Federica Cappello, alla presenza degli assessori Rocco Gianni e Roberto Angileri, nonché di Peppe Sturiano e Ninni Bornici, cioè organizzatori delle serate al Palacarnival, e dei rappresentanti delle associazioni che anche quest'anno hanno voluto partecipare a quella che è diventata ormai da anni una vera e propria festa per Petrosino e non solo. Il prefetto di Trapani, Tommaso Ricciardi, ha ricevuto ieri al Palazzo di Governo i componenti della Nazionale Italiana di Paratriathlon che a Trapani stanno effettuando la loro preparazione preolimpica. Il presidente del Panathlon Club Trapani, Roald Vento, ha ricordato che la Nazionale è arrivata in città il 16 gennaio e resterà a Trapani fino al 13 febbraio per completare una preparazione che la vedrà impegnata in alcuni appuntamenti mondiali
propedeutici all'acquisizione del diritto di partecipare alle Paralimpiadi di Tokyo 2020, anche se alcuni atleti hanno già il lasciapassare. Il prefetto ha rivolto agli atleti l'auspicio di poter conseguire i risultati agognati per i quali si stanno sottoponendo ad un impegno fisico e mentale non indifferente. E siamo arrivati al termine del TG Vallo per la programmazione in onda sulla nostra emittente. Vi ricordo che questa sera alle 21 potrete seguire un nuovo appuntamento con la rubrica Lo Sport in TV Extra. Ed è tutto, grazie per averci seguito, arrivederci.